Questa sera a tavola qui al filo di Lezzeno abbiamo scoperto che Mediterraneo e Lago di Como non sono poi così lontani e che il pesce di mare sta benissimo anche a bordo lago, grazie alla maestria di questi due chef e loro collaboratori che hanno organizzato un menù bellissimo. Allora, quello che vi chiedo innanzitutto è: com'è stato collaborare? Allora, innanzitutto, come dicevo prima a tavola, per me è molto importante che i nuovi giovani cuochi riescano a creare una grande connessione tra di loro. E questo secondo me sulla provincia e su anche Como, il territorio, è importantissimo legare quello che è le giovani attività. E stasera è nell'esempio. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e spero che sia un inizio di un rapporto di collaborazione lavorativa importante. Allora, Davide è famoso per saper valorizzare materie che sono povere, che come stasera abbiamo visto nei piatti, delle materie come per esempio il gnocchetto di semola, eccetera, esatto, che invece si esaltano nella tua filosofia di cucina, esatto. Questo è quello che sì, vuoi portare avanti. La filosofia, esatto, l'ingrediente povero, la materia prima povera, il prodotto genuino, agricolo, riuscire a farlo mangiare a tutti, farlo apprezzare a tutti è uno dei grandi successi di Trattoria Contemporanea. Invece Filo ci ha stupito con la tecnica, oltre che naturalmente all'abbinamento inconsueto di come si può mettere insieme un piccione con degli scampi. Quanto conta la tecnica in cucina? Quanto conta? Sicuramente è importantissimo. Poi c'è bisogno anche di una grande materia prima, che sicuramente è quella che fa il piatto. E poi io lo dico sempre che l'armonia e lo stare bene insieme rende tutto un po' più bello. Questa sera veramente con loro ci siamo divertiti tantissimo, ne è valsa veramente la pena anche per noi operatori, diciamo, di cucina. È una grande boccata d'aria. Sì, sì, io si capiva, si percepiva che c'era molta voglia di stare insieme in cucina. Dove può arrivare la gastronomia, la ristorazione comasca? Io ho 66 anni, ho visto attraversare periodi veramente bui della ristorazione e adesso rifiorire grazie a giovani come voi. Dove può arrivare? Secondo me la ristorazione comasca ha solo bisogno di una grande unione, di non guardare semplicemente il proprio orto, ma cercare di creare un collettivo di cuochi che possa, con un unico obiettivo, esaltare il territorio, che è quello che ha bisogno, secondo me, Como. Poi quello che succederà si vedrà negli anni. Bravissimo. Secondo me c'è bisogno anche di qualche evento importante, esatto, come succede. Io ho lavorato in Alta Badia, quindi conosco che là sono molto uniti anche tutti, diciamo, gli imprenditori della zona. Questo secondo me manca tanto, su Como, rispecchiare qualcosa che è il nostro italiano, come il cibo, è la cosa più importante. Per questo secondo me c'è bisogno di qualcuno che crea qualche evento in più per la ristorazione. Mi sembra veramente un'ottima idea, anche per valorizzare, per mettere in vetrina il saper fare di persone come voi, che veramente hanno la passione, la grande però competenza innanzitutto nella cucina. Grazie della bella cena, vi aspettiamo per traguardi sempre migliori, proprio sempre intorno a un tavolo, che è la convivialità, è la cosa più bella. Grazie.